Conferenza dei servizi per lo stadio Erasmo Iacovone. Nella mattinata di venerdì l'architetto Cosimo Netti ha seguito i lavori. Che cosa ha significato questo primo passaggio, architetto? È un passaggio fondamentale perché nella giornata di oggi la conferenza preliminare dei servizi ha dato sostanzialmente esito favorevole, di massima ovviamente, perché quello definitivo ci sarà a valle del progetto definitivo. Diciamo che oggi però tutti gli enti coinvolti, compresi i vigili del fuoco, hanno espresso un assenso favorevole. Che cosa significano i prossimi passi che leggevamo nel comunicato del comune? Un nuovo incontro ad aprile e poi la data del 2024 di inizio dei lavori. Nella data nel termine dei 60 giorni si dovrà concludere la conferenza dei servizi, dopodiché ci sarà la parte, diciamo, dell'amministrazione, l'approvazione della dichiarazione di interesse pubblico che quindi si svolgerà a seguire l'evidenza pubblica, perché comunque una gara pubblica che si deve fare ai sensi del codice dei contratti, perché ci sono appunto delle somme pubbliche che vengono spese e quindi comunque la procedura sarà quella di evidenza pubblica con l'offerta economicamente più vantaggiosa. Si va poi con il passaggio in consiglio comunale per capire pubblico e privato come dovranno intervenire, chi sarà il soggetto attuatore dello stadio. Significa, giusto per sgomberare il campo, nel 2024 il Taranto giocherà allo Iacovone o dovrà necessariamente e perché cercare un'altra casa? È prevista l'apertura del cantiere per il 2024. Solamente a valle però della conferenza decisoria di servizi, noi avremo i tempi certi che saranno partoriti all'interno di un specifico cronoprogramma. Quindi oggi possiamo solo dire che nell'anno 2024 si apriranno i lavori. Dire con certezza il mese è un esercizio che non è serio dirlo in questo momento, perché dobbiamo ancora scontare delle fasi pubblicistiche che devono necessariamente essere concluse con una definitiva proposizione del cronoprogramma degli interventi. Però la domanda è: quando ci sarà aperto, quando sarà aperto il cantiere, non ci sarà possibilità di poter giocare? Questo è chiaro. E questo rinviene dal fatto che il nuovo stadio avrà un asse di orientamento spostato credo tra i 10 e i 15 gradi, non ricordo bene. L'orientamento attuale non è diciamo, idoneo e quindi non necessariamente, anche volendo operare solamente sul perimetro, come si pensava, diciamo, purtroppo non è possibile, va proprio modificata proprio. Abbiamo poi modificato il tappeto di gioco, quindi sicuramente ci sarà un periodo di fermo per la costruzione dell'intero nuovo stadio.